Ecco, siamo qua in questa bellissima cornice, in questi giardini, nel cuore del centro storico di Ravenna con Davide Roncuzzi, Rotary Club Ravenna. Ravenna Galla Placidia. Ravenna Galla Placidia. E siamo qua per celebrare, riprendere una bellissima mostra fotografica. Vuoi raccontarci il percorso, come nasce questa idea e a cosa servirà soprattutto? Ma allora, la mostra nasce come service per la città di Ravenna. Service è un'azione a favore degli altri che il Rotary in questa situazione ha deciso di fare a favore dei ragazzi delle scuole superiori, diciamo meno fortunati, nel senso che questa mostra ci ha permesso di illustrare una quarantina di foto della Fratelli Linari di Firenze che sono in vendita. Parte del ricavato naturalmente andrà per ripagare le foto e parte del ricavato andrà per finanziare l'acquisto di questi libri. Per cui siamo particolarmente orgogliosi perché queste foto non sono mai state esposte prima a Ravenna e il Rotary Ravenna Galla Placidia, in collaborazione con gli Alinari, le ha portate qua. Rappresentano Ravenna tra il 1880 e il 1930, Ravenna e i suoi dintorni. Ci sono viste del centro di Ravenna, ci sono viste dei dintorni di Ravenna, dove per dintorni si parla di alcune vestigia storiche come Santa Pollinare in classe, ma anche i paesaggi. Paesaggi, Pinete, il canale Candiano e Marina di Ravenna, il canale che attraversa Marina di Ravenna, quindi l'uscita al mare. Idealmente c'è appunto questa connessione, si vuole stabilire fra la Darsena, Ravennate, che è illustrata in alcune foto con riferimento ad alcune parti del canale che sono state tombate, e appunto la vista del mare oltre le dighe foranee. Ecco, Rotary Club, oltre a questa bellissima mostra che stiamo visitando insieme in questo momento con queste belle immagini, cosa fa, cosa farà e quali sono i progetti sul territorio? Ma dunque, il Rotary è un'associazione internazionale e opera a livello territoriale dove ha sede, club hanno sede, ma anche a livello internazionale, nel senso che ogni club sviluppa delle relazioni internazionali e attraverso lo studio dei bisogni dei club che sono sparsi in giro per il mondo, che segnalano i loro bisogni, poi si attrezza per realizzare dei progetti. Per farlo mette insieme delle persone che sono abituati a gestire progetti, lo fanno per lavoro e in questa situazione lo fanno invece appunto volontariamente a favore degli altri e, ci piace dire, al di sopra del proprio interesse personale. Ecco. Per cui mi piace riprendere un attimo qualcosa sulla mostra, perché le foto hanno una particolarità importante, che è quella di essere stati stampate appositamente per questa mostra da lastra fotografica secondo il procedimento chimico, quindi su lastra con i nitruri d'argento, ma forse Michele Giambarba, che è uno degli organizzatori, potrebbe correggermi in questa mia espressione, e quindi con un procedimento molto lungo che ultimamente è stato abbandonato con l'avvento della fotografia digitale. Quindi diciamo che ogni foto è un pezzo di storia recuperato dal passato. Ecco. E anche per questo siamo particolarmente fieri di averla organizzata. Grazie a Davide Roncuzzi. Grazie a voi. Grazie.